Buongiorno, mi sono appena svegliata ed è il primo giorno di Vlogmas. Per chi non sapesse cos'è Vlogmas, sono dei vlog che si fanno tutti i giorni di dicembre fino al 25. Infatti il nome deriva da Christmas e Vlog insieme, Vlogmas. E io ne pubblicherò uno ogni 5 giorni, quindi sarà weekly. E niente, vi porterò un po' con me nella mia vita durante dicembre, quindi a comprare i regalini di Natale, a decorare la casa, eccetera. E oggi sono a casa da scuola perché non sto tanto bene. Ieri non sono stata tanto bene, quindi sono a casa. E però dovrò studiare tantissimo. Dicembre, sarà un mese di scuola allucinante, credetemi. E vi avviso, tipo come preavviso, che sarò struccata praticamente tutti i giorni perché io non mi trucco mai per andare a scuola. Sono nel letto. Vi giuro, mi sono svegliata tipo mezz'ora fa. Guardate chi è venuto ad aspettarmi per fare colazione. L'amore della mia vita. Mi dai un bacino, Sus? Mi dai un bacino? No, niente. Bene, questo è quello che mangerò per colazione. Ok, mi sono appena vestita e volevo farvi vedere. Inizio a studiare tra poco. Volevo farvi vedere, questo è il primo albero che abbiamo fatto, perché noi abbiamo questo. E quello giù, questo non è quello ufficiale, diciamo. Guardate che belli che sono colorati questi. Mi piacciono un sacco. E poi c'è qui, c'è questa stella. La mia giornata consisterà nel praticamente mettermi sui libri e rimanerci per tutto il giorno, tutta la mattina, tutto il pomeriggio. Sarà una cosa molto bella, veramente. Anzi, probabilmente farò l'albero di Natale per oggi pomeriggio o stasera. E intanto volevo farvi vedere questa maglia. Aspetta. L'ho presa quando sono andata a Milano. Dice "I'm not a rapper". È quella che in realtà ha Fedez. Cioè la felpa, se non sbaglio, Fedez. Insomma, mi piaceva. E niente, sarò sui libri tutto il giorno. Probabilmente spegnerò anche il telefono, perché in questi giorni mi distraggo tantissimo. Comunque scusate se c'è casino in giro, ma comunque no, mi distraggo un sacco, quindi lo spegnerò. E niente, tanto voi sarete sempre con me tutti i giorni per un mese. Allora, io sto studiando latino, no? E ogni tanto ho bisogno della musica che mi concentri. Questa è fatta apposta, dicono, natalizia per concentrarsi. Ho messo il fuoco che fa anche il rumore. Voi non prendetemi per pazza, io lo so che non sono normale, però è bellissimo. Hello, ho appena finito di pranzare e ho studiato tutta la mattina, quindi non vi ho portate con me in quel momento perché sì, non era il caso. E adesso sono qui sul letto, sotto la coperta, che uso un po' il PC e canticchio, perché io canto sempre. Guardate ancora quel bufone, dovrei andare tipo in giro così. Dato che ho letteralmente studiato tutto il giorno, io e mia mamma andiamo a fare un giro per negozi. È una cosa molto veloce. E poi penso che faremo l'albero di Natale dopo cena. E niente, sono le 6. Andiamo. Aia, mi sono strappata un capello, 6:13. Che outfit stra mega top. Mi sono appena fatta la doccia e guardate che cosa ho tirato fuori. Sono le 7 e sono in treno, che non è ancora partito perché sto andando a Milano per la giornata di formazione, quindi vedrete altri video. E
c'è niente. Ok, sono appena arrivata in stazione, devo cambiare e quindi adesso devo fare la pipì velocissima e poi vado per l'altro treno che mi porterà a Milano. Come sempre sono in ritardo e tutta la gente mi sbiccia male. 5 molto impegnato e tutti mi smicciano di nuovo malissimo perché non sanno che cosa sto facendo e non capisco perché non mi metti a fuoco, ecco. E niente, adesso vado così, poi prenderò il taxi penso e vado in ufficio perché sarà per tu la giornata di formazione. Sono arrivata qui, qui c'è MTV, vi lascio il link del canale qui sotto e niente, siamo alla giornata di formazione e quindi facciamo tutte le cose da youtuber, da youtuber professionisti seri qua. Tipo, infatti c'è anche questo che è molto bello e qua invece c'è tipo proiettavano lì le cose. Niente, ci sono un po' di youtuber, sì, c'è Taylor, adesso facciamo un po' di gente e dopo vi porto con me e non metto ancora fuoco, devo ancora capire come funziona. Voi ragazzi, bella, bella. Oh, oh, bella. Sono Luca Cicconi, ho appena rubato questa camera e c'ho il... Oh merda, sembra uscito da Harry Potter, devo rientrare, ok. Qua c'è una luce migliore. La pizza! C'è la pizza! Oh, motherfucking that's my way! Ok ragazzi, stanno mangiando la pizza che io ci ho mangiato e... Oh. Ti mando un bacino Ali, ciao ciao! Oh, che strano, un'altra margherita! Beh, perché è più sana, ovviamente, vero? Dillo che era così, cioè era veramente per questo oppure perché non potevi scegliere? Non mi piace la pizza, nel senso, secondo me la pizza vera è la pizza, quindi prendo sempre la margherita. Io con tutto, veramente. Tipo salsicce, prosciutto, di solito i peperoni, insieme, tutti, sì. Beh, devo dire leggera, nel senso questo prosciutto... Vabbè, ma hai visto me, guarda la mia gambetta, quanto è secca. Infatti a te non fa effetto, per fortuna non fare il mio. Hey. Tutti che hanno questa bellissima vlog cam e io no. Perché? Perché la devi prendere forse? Va bene. Sto facendo vlog. È bellissima! Ma è quella nuova? Ti invidio tantissimo, guarda che bella qualità! No. Dovremmo fare una mannequin challenge, visto che siamo tutti qua e non capita mai. Giusto. Sì, come però? Come cioè? C'erano le sensi che... No, perché non è stato. Felipe, no, dobbiamo lavorare, io voglio finire sulla copertina o almeno in blocco. Giovani, ehi, quindi questo gol vince, ok? Mi piace così. Voi prendete una carriera che devo capire. Ma io sono stra impedita in queste cose, non ce la faccio mai. Siamo qui, abbiamo finito tipo 3 ore molto intense, devo dire. Sì, di cose su YouTube. E adesso niente, siamo qua con tutti. Guardate con chi sono in macchina. Incredibile. Incredibile, pazzesco. No ragazzi, stiamo andando a prendere il treno, sì, per Alice, che ha chiamato un taxi. Però non è arrivato mai. Non è arrivato. E quindi fortunatamente, allora noi volevamo andarcene, stiamo andando un evento a Google e abbiamo detto importantissimo, andiamocene da Google perché siamo in ritardo. E poi io brillantemente ho detto, ma va, lasciamo qua da solo aspettare il taxi, aspettiamola. Non è arrivato. Ho fatto bene. Perché non è arrivato, quindi avrebbe perso il treno, esatto. Le sue 4 ore di treno, incredibile. E quindi mi sto portando tutto. Però ho paura perché... Ma va, siamo già arrivati. Siamo già hai paura perché guido forte? Vediamo adesso.
Concentrati, devi capire. Sì, guarda, sto guardando avanti. Metti la prossima due le mani sul volante per fare. Ecco. Guarda, spegni anche la luce se vuoi. La prossima via giro a testa, siamo arrivati. Ok. Buongiorno a tutti, guardate che fantastico outfit. Sono vestita da come si chiama? Fragola. Ci faccio vedere, c'è anche il cappuccio con il picciolo. Guardate, sì, veramente sono bellissima oggi. In realtà non è il giorno, sono le 2 di pomeriggio. Ho mangiato, stamattina ho studiato. Non ho passato una bella giornata, mattinata, devo dire la verità. Perché non lo so, non avevo voglia, cioè non riuscivo a studiare, non riuscivo a concentrarmi. Però beh, e niente, oggi è sabato, però io dovrò stare a studiare tutto il pomeriggio. Forse giro anche un video. E poi, boh, penso che stasera andrò a cena fuori. Se non vado, starò a casa con Tilly. E basta. Ok, sono tipo 82 ore dopo e sto mangiando un hamburger con questa mia amica che si chiama Sofia, che non si vede, non vuole farsi vedere, è una brutta persona. No, mentre mangio, no? Non mentre mangio, dopo ve la faccio vedere, mi sono dimenticata la telecamera a casa. Quindi uso l'iPhone. Buongiorno, è domenica, io mi sono svegliata da un po' e non sono molto in forma oggi. Vi ho già spiegato, magari ve lo spiegherò nel prossimo vlog, che non è proprio un periodo top, però vabbè, mi riprendo. E niente, questo è il casino che c'è in camera mia quando mi sveglio la domenica. È molto bello, dovete dire. E niente, adesso mi metto a studiare e passerò la giornata a studiare. E basta. No, comunque prima di mettermi a studiare volevo dirvi che sono molto arrabbiata con me stessa, perché praticamente non mi sono comprata un calendario dell'avvento, che è una cosa molto grave sinceramente per una che è del Natale. Solo che non ho avuto tempo, perché è un periodo veramente pieno di cose, quindi sono molto arrabbiata per questa cosa. Ma adesso voi mi vedrete la veste di una fantastica, incredibile studentessa che si mette a studiare latino quintiliano. Che incubo. Non so chi me lo fa fare. Adesso sto preparando il pranzo. Sono i miei capelli, non so che cosa gli stia succedendo. Sto facendo una pasta per me e mio fratello, perché mi sono andati a mia nonna, ma io non potevo perché devo studiare. E niente. Buongiorno mondo di YouTube. Oggi è lunedì e oggi voi vedrete questo video. Lo vedete tipo fino a metà pomeriggio. Mi sono ben svegliata, sono le 8:10, quindi devo andare a scuola. Questa è una felpa di mio fratello e leggings e hug. Che outfit molto sexy che mi metto, dovete dire la verità. Siamo a scuola. Cioè, in realtà siamo al cambio dell'ora. E la prof non è ancora arrivata. E il mio profilo è ancora qui, pazzesco. È ancora vivo e tu? Io ne ho 3. Ciao, Virgi. Ciao, raga. Ciao, raga. Va, sono brutta. Ma puoi tirare giù? Sì, perché sono tutti molto così, però non mi vedo e quindi faccio così. Cos'è? Gian viene. Devi apparire anche tu. Vuoi venire? Appari. No, non vuole. Ah, perché io devo apparire per forza, ma lui non deve apparire per sì, forza. Sì, perché tu vuoi apparire, io lo so. È il vlog. Ciao. Che bello quando... Perché adesso divento famosa? Sì, lei è Giulia. Piacere. Ciao, Giulia. Sono appena arrivata a casa da scuola e niente, volevo salutarvi perché oggi pomeriggio non faccio niente di che, quindi approfitto per pubblicare il vlogmas direttamente adesso. Studierò, quindi non volevo, cioè non c'è niente che vi debba mostrare, insomma. E niente, io spero tantissimo che il primo vlogmas vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale. E ci saranno vlogmas ogni 5 giorni, fino al 25. Quindi, niente, io vi mando un grande bacino.